Oh, eccoci, amici ed amiche, eccoci, Arcere TV, questa è la novità di questo anno, Reggio Calabria, 31 dicembre 2019, quindi la vigilia di Capodanno, quindi domani 1-1-2020 sarà la data di presentazione ufficiale di quello che è il nostro sito di riferimento. Intanto ci sono tanti cani che abbaiano, non mi ascoltano. Allora, intanto colgo l'occasione per farvi semplicemente gli auguri di buon anno, sperando che l'anno che viene sia meglio di quello che passa. Di solito si dice sempre così. In ogni caso, la cosa più importante che conta nella nostra vita è la serenità, la tranquillità, la felicità, ma soprattutto la salute. Quindi auguro a tutti voi tanta, tanta salute, ma soprattutto. E poi domani vi presenterò quelle che saranno tutte le novità che abbiamo in mente e che stiamo realizzando in merito alla nostra attività di informazione sul territorio reggino. Quindi un'informazione sempre più stringente, più tagliente, frecciate e frecciatine, ma anche propositiva in aiuto di quelli che sono gli ultimi, i più deboli. Insomma, con quelle che sono poi le nostre caratteristiche. La nostra caratteristica è quella di mai tirarci indietro, di metterci sempre la faccia, con lealtà e sempre comunque a testa alta. Questo sarà un po' la sintesi di quello che poi è stato questo anno che è passato e sarà l'anno che verrà e gli anni che venire. Quindi le nostre caratteristiche, per chi ci conosce, sono rimasti uguali e identiche, per cui tanta passione, tanto amore, ma soprattutto tanto servizio per la collettività. Sarà un anno dove sicuramente ci divertiremo, questo 2020. È un anno importante per tutta la Calabria perché il 26 di gennaio 2020 si andrà alle votazioni, si eleggerà quello che è il parlamentino della regione Calabria, pertanto avremo modo in questi 26 giorni di seguire candidati, di fare le nostre riflessioni, di lanciare le nostre frecciate, frecciatine, insomma avremo modo di viverlo questo mese molto intenso. Quindi è un anno, il 2020, che ha una partenza sprint per quella che può essere poi la struttura e la strutturazione della collettività, perché è importante, la politica deve riprendere quello che è il suo primato, non può delegare niente e nessuno a che le cose si facciano. Pertanto noi in questo senso ci stiamo preparando, daremo sempre il meglio di noi, vi ringraziamo per l'affetto con il quale ci seguite, chiaramente ci sono anche quelli che non ci sopportano, ma pazienza, noi li togliamo immediatamente, non vogliamo che neanche guardino i nostri post, neanche leggano l'arceretv.com, cioè non li vogliamo, questi perditempo, questi rompiballe, così anche a fine anno li buttiamo fuori dalla finestra, sono cose vecchie che non valgono, cioè a noi le persone cattive non ci piacciono, le buttiamo via dalla finestra, fuori dalle scatole, e non diamo mai a nessuno una seconda possibilità. Chi sbaglia è fuori, è out. La vita è una sola per tutti, quindi scegliamo anche le persone giuste, scegliamo anche il giornale di informazione giusto. Io vi dico, scegliete arceretv.com, dove sicuramente troverete un'informazione mai di parte, leale, un'informazione che va nel territorio, insomma, un'informazione che ci mette soprattutto il cuore, la passione e anche perché no, il talento. Quindi lo slogan sarà: con arcieretv.com l'informazione ha trovato una nuova prospettiva. Quindi questo è un vecchio slogan che avevo di Melito Online ed è vero, allora all'epoca Melito Online è stato un giornale innovativo, che se ne dica, tutti poi quelli che sono venuti dopo sono la brutta copia, consentitemelo di dire con un pizzico di presunzione.
Ecco, l'altra cosa, su rcltv.com non troverete un briciolo di pubblicità, quindi non troverete banner, non troverete pop-up, tutte quelle stronzate lì che non vi fanno leggere o vi costringono a leggere più pagine per andare sulla notizia. L'unica cosa è aiutate l'arciere, quindi se volete potete fare la donazione, ma senza vincoli, quindi vi leggerete le notizie, vi seguirete i video, senza rotture di scatole di nessun tipo di pubblicità. Ok? Quindi questa è diciamo una delle caratteristiche più importanti. Poi è chiaro, quello che sono importanti poi sono i contenuti, come si sviluppano, come si articolano e soprattutto faremo tante tante inchieste perché seguiremo i lavori della Regione Calabria, non daremo tregua e i furbetti li beccheremo perché noi l'esperienza ci ha insegnato come beccarli, per cui fate molta attenzione perché ci siamo noi, oltre a chi deve vigilare per competenza, ci saremo anche noi a fare le nostre inchieste, a stare attenti a tutto quello che accade nell'ambito del Consiglio regionale della Calabria e non solo. Bene, con questo augurio di un buon fine anno e un buon inizio 2020, questa volta solo una frecciata al cuore di chi mi vuol bene. E vaffanculo anche a chi mi vuol male, anche questo fine anno. Bene, ci sentiremo presto.